Amici di Formula Italian Team, arriviamo con leggero ritardo, ma il penultimo appuntamento stagionale in Arabia Saudita, sul circuito di Jeddah, sta per prendere il via. Le qualifiche sono già in corso, e i piloti sono già scesi in pista. Solo la metà di loro ha però già ottenuto un tempo cronometrato. Daniele Blin in questo momento in pole con abbondante margine, quasi un secondo su entrambe le McLaren, con Tukumic lontano 8 decimi e lo Penske, il grande, diciamo, la grande novità. Mentre, scusate, ma eravamo con Canino che ha perso completamente l'ala anteriore ed è andato a Buttare. forare e a deciappare completamente anche la gomma anteriore sinistra. Purtroppo, dicevamo in precedenza, qualche piccolo problema tecnico, ma siamo qui in mia compagnia, in cabina di commento, abbiamo Jacopo Rochita. Ciao, ciao Luca e buonasera a tutti, buona gara. Mentre nella stanza dei bottoni in direzione gara Marco Lucconi. Buonasera a tutti. E allora, dicevamo, Daniele Blin in questo momento al comando davanti alle due McLaren, grande assente dalla gara di questa sera, ma lo aveva già annunciato 2 settimane fa, e Tals, che per sua fortuna è riuscito a chiudere i giochi del campionato già in Brasile, perché altrimenti si sarebbe, Jacopo, rischiato il finale thriller. Sì, diciamo che ha avuto il tempismo perfetto per chiudere il titolo, però comunque oggi ci regaleranno emozioni tutti i piloti che ci sono, anche perché comunque la battaglia per gli altri posti non dico che è praticamente chiusa, ma comunque ancora di spiragli aperti ci sono. Ovviamente parte dei nostri servizi sono comunque attivi e infatti potete andare sul nostro sito www.formulaitaliantim.com e cliccare nella sezione statistiche, dove trovate il tracker live timing, che è comunque attivo. Ha alzato il piede Tukumic, vediamo invece il giro di Sdem. Andando a controllare il monitor dei tempi, Sdem fa record nel settore centrale, mentre in 33 fa record nel primo settore Sciumi. E quindi corre Jacopo queste due gare un po' per la gloria, ma almeno per cercare di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Zem, Sì, intanto, un primo anche Sdem, 23 secondi e infatti. 3. Si mette davanti con un decimo nei confronti di Daniele Play, che con la sua Alfa Romeo ora è tornato in pista. Vedremo se andrà a migliorare la sua prestazione. 145 millesimi di secondo lo separano da Sdem. Si lancia ora curva numero 27 via sul rettilineo del traguardo. Sta arrivando Schumi proprio sul rettilineo. Vediamo un po' che tempo farà il pilota della Haas. Si piazza in seconda posizione a meno di un decimo da A Sdem. Quindi Sdem, Schumi, primo e secondo. 73 millesimi dal tempo di Sdem, si mette praticamente esattamente a metà strada fra il pilota della Red Bull e l'alfiere Alfa Romeo. Parte però il giro di Schumi Legend, andiamo in onboard con lui nel tortuoso primo settore, ma ho la sensazione, anzi ne sono ormai totalmente sicuro, ha alzato il piede Schumi Legend. E pardon, Daniele. Intanto Sdem, il primo settore, ha fatto il record nel primo tratto, 32, ma poi credo che abbia alzato il piede nella parte centrale anche lui, però occhio perché Sdem può abbassare abbastanza nel T1. Intanto ringraziamo Giuseppe Federico per il follow, grazie mille. Mentre anche Boston Will, che nel periodo non collegato prima della diretta, ci ha regalato un abbonamento, grazie per il Prime. Sdem, dicevi, si è rilanciato, ha fatto il record nel primo settore e poi ha alzato il piede. Forse ha preso le misure per quello che sarà il suo ultimo tentativo. Sì, è una pista, Luca, molto difficile perché si va velocissimi attorno ai muri e non è facile comunque prendere il ritmo. Una prima parte molto interessante con curve veramente velocissime da pelo e poi un secondo tratto dove la precisione nell'inserimento in curva è determinante per portare fuori tantissima velocità e quindi diciamo che i piloti sono chiamati veramente a pelare i muri per fare un tempo veramente eccezionale. Dalle indiscrezioni che sono trapelate prima della gara, non effettuerà la qualifica il Tia Prince, nessuna penalità a carico del pilota di casa Aston Martin, semplicemente una decisione strategica, ovvero cercherà di qualcosa di diverso, insomma, all'interno di questa gara. 13 piloti, manca anche Poz Luca in casa Williams, al suo posto c'è Matteo Profilo. Salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno seguendo.
e che ci stanno ora arrivando in live. Purtroppo, lo ricordiamo, qualche piccolo problema tecnico prima della diretta, ci siamo dovuti riorganizzare all'ultimo, ma siamo riusciti a coprire anche questo primo appuntamento della penultima settimana di gare, la gara numero 19 in calendario qui sulla pista di Jeddah, per un finale di stagione che si affaccia agli Emirati Arabi, prima Jeddah e poi come sempre il finale di stagione in quel di Abu Dhabi, che ricordiamo quest'anno su F1 2021, al contrario di quello che è stato nella realtà, si svolgerà ancora sul vecchio layout del tracciato. Tanto tutti i piloti praticamente adesso stanno per uscire per questo ultimo tentativo, e sarà molto importante capire anche l'evoluzione della pista, perché comunque giro dopo giro la pista si migliora e anche la luce migliora, perché nel primo tratto, nei primi minuti, diciamo, la luce è un pelo fastidiosa, soprattutto all'ingresso di curva 4, invece col passare dei minuti ovviamente scende la luminosità e quindi i piloti riescono anche a essere pelo più aggressivi in curva. Sarà interessante capire chi ne beneficerà proprio in questo ultimo tentativo, ma tutti i piloti stanno praticamente in pista. E andiamo in onboard con F, che è il primo pilota a lanciarsi per il suo ultimo tentativo. Miglior crono per lui, 31.0 nel primo settore, solo lì paga 6 decimi di ritardo. Attenzione, perché va leggermente largo e la perde clamorosamente, non distrugge completamente la macchina, va via l'anteriore, ma ovviamente va a compromettere l'ultimo tentativo, e dietro di lui è partito proprio ora con la Ferrari Kaisermat, che affronta le prime due curve molto bene il pilota della Ferrari. Occhio ad entrare adesso in curva 4, dove si tocca anche lui. È andato a cercare proprio la corda al limite, un po' come era successo a Verstappen negli ultimi giri della gara. Verstappen è stato fortunato andandoci con la ruota, lui ha toccato prima con lo spoilerino l'end plate esterno dell'anteriore. Partito Sdem anche lui. Allora andiamo a seguire il pilota della Red Bull, curva 4 eseguita bene per il pilota della casa austriaca. Curve in rapida successione, 10, 11 e 12, tutte in settima marcia con precisione. Sdem, che adesso va nel primo settore, dove credo migliora, che sia migliorato di parecchio. 30.1 da 34, era un tempo ipotizzabile perché aveva fatto 32 quando aveva, diciamo, tenuto giù il piede dopo il suo primo giro cronometrato, e quindi Sdem in linea per un miglioramento molto significativo. Molto facile l'inserimento nel curvone, nella chicane successiva, nel tratto centrale. Sdem sta veramente dando tutto per conquistare questa pole position, che sarebbe comunque importante per lui. Ingresso alla chicane velocissima, sinistra-destra, dove effettua con massima precisione, aggressivissimo sul cordolo. Uno Sdem che rischia seriamente di poter arrivare vicino al 26 con questo giro. Guarda come rimane vicino alle barriere per guadagnare ogni millesimo di secondo disponibile. Arrivano altri aggiornamenti, si accende ovviamente il monitor dei tempi, non particolarmente brillante, non è riuscito a mettere a terra tutta la potenza all'uscita di curva 27, ma chiude in 1:27.086. Occhio, perché è partito Daniele Play e nel secondo settore, occhio, perché non so se è riuscito a tenerla dentro, era due decimi sotto se stesso. Ha fatto fucsia. 27.358 nel settore centrale, in pista anche Schumi, che tra i primi è l'ultimo a lanciarsi. Ultima curva per Daniele Play, occhio, perché qui Sdem non è stato brillante, potrebbe esserci margine per Daniele Play, ma tre decimi sono tanti. Arriva sul traguardo Daniele Play e si migliora, 27.2. A 175 millesimi, mentre è partito Schumi Legend, on board con lui, primo settore per tentare l'attacco alla pole. L'ha persa leggermente, però riesce largo a rimanere in taglia. E largo taglia. Alza il piede, questo ancora una volta va a dimostrare l'elevato tasso di difficoltà di questo primo settore, nonostante le vetture siano scarichissime, quindi siano queste praticamente le condizioni ideali per attaccarle con il massimo dell'aggressività. Schumi Legend non è riuscito a mettere insieme il giro, la vettura è molto scorbutica. Intanto Lopensky si migliora nel primo tratto, 35 per il pilota McLaren, che potrebbe comunque scalzare la posizione di El Magico davanti a sé. El Magico, Alessio Brullo in questo momento in quinta posizione, fa il pelo al muro Lopensky, che riesce a rimanere molto vicino. Migliora anche il settore centrale, 27.7, libero e un decimino più lento di El Magico.
Potrebbe essere però molto vicino al tempo del suo compagno di squadra Tukumi, che una lotta tutta McLaren per quanto riguarda la seconda fila potrebbe togliere proprio la quarta posizione al suo diretto compagno di squadra. E allora Lopez va sul traguardo per mettersi appena alle spalle, 9 millesimi alle spalle di Tukumi, quindi con le due McLaren che scatteranno dalle caselle numero 4 e numero 5 della griglia di partenza. E il magico ha alzato il piede, c'è Matteo Profilo, credo nel suo giro veloce, sì, e ottimo il primo settore, 35, ha rallentato però, 31,2 nel settore centrale, tempo alto, quindi rinuncia al suo ultimo tentativo Matteo Profilo. C'era in pista anche Paolo, che però rientra ai box, hanno preso bandiera Lopeschi, le due Ferrari di Kaiserman e Melizzano, tutti quanti ai box, quindi sessione finita, la pole position se la prende Stem in questo penultimo appuntamento stagionale davanti a Daniele Play, mentre Schumi scatterà dalla terza casella. È costato caro l'errore nell'ultimo tentativo che non gli ha permesso di provare a migliorarsi quando la pista era nelle migliori condizioni possibili, e accusa quindi 329 millesimi di ritardo dalla pole di Stem. Stem che ha fatto un primo settore incredibile, mentre nei due settori più veloci, il secondo e il terzo, lascia lo spazio a Daniele Play. Un po' curioso se pensiamo al fatto che Stem guida una Red Bull e a quello che è stato un po' il leitmotiv del Gran Premio Reale della settimana scorsa. Sì, anche se però Stem ha perso qualcosa nella parte centrale, era sui tempi di Daniele Play, perché anche lui aveva fatto 27-3, uno Stem che è molto equilibrato, soprattutto nella prima parte, pista nuova e da cosa si capisce? Dai distacchi, non abbiamo mai visto in questa stagione della Sport distacchi così ampi come abbiamo avuto su questa pista qua, ma lo sapevamo perché comunque è molto difficile trovare il pieno. Occhio che però in gara ci si può stare molto più vicini per via delle scie e del DRS, quindi ci potrebbe essere tanto spettacolo tra i vari piloti. E mai dire mai, alla fine in casa Aston Martin entrambi i piloti hanno scelto di non qualificarsi, quindi Tia Prince e Paolo scatteranno dalle ultime due caselle dello schieramento. Relativamente alto anche il tempo di F, che decide di poter scegliere la sua gomma scattando dalla casella numero 11, mentre davanti Canino scatterà con gomma media insieme a Melissano, perché hanno effettuato il loro tempo da top 10 proprio con la gomma media. Davanti invece saranno tutti quanti con gomma a mescola soft. Abbiamo poche indicazioni per quanto riguarda la strategia su questo tracciato, ma la sensazione è che la gara dovrebbe spesso e volentieri, come è stato per il 50%, andare sulla sosta singola con una gomma rossa che dovrebbe essere anche discretamente performante, quindi una gara che potrebbe andare in direzione di una strategia simile a quella che abbiamo visto in tracciati come Monza e Spa-Francorchamps. Sì, diciamo che la strategia dovrebbe essere più o meno univoca tra tutti i piloti, ovvero una sosta. La cosa interessante sarà come gestire soprattutto la parte posteriore della vettura man mano che la gomma rossa va a usurarsi, perché comunque all'aumentare dei giri aumenta la percentuale di usura e di conseguenza trazione soprattutto in curve d'appoggio va a diminuire. Interessante capire la scelta dei piloti soprattutto delle due Aston Martin, anche perché gomma gialla sembra fare molto più fatica nei primi 5-6 giri, soprattutto nel primo tratto, e sarà veramente importante capire chi si troverà meglio con quella gomma. La rossa ha un buon grip, riesce a essere molto performante soprattutto negli appoggi, ma la vera differenza credo su questo tracciato la farà la gomma gialla, perché è lì che si vedranno gli assetti più performanti delle varie vetture. E allora andiamo a vedere quelle che sono state le scelte dei piloti, con Melissano e Canino che, lo sapevamo, scattavano con la gomma media per aver fatto il tempo. Gomma media per tutti i piloti che hanno avuto l'opportunità di scegliere la gomma, quindi F e le due Aston Martin di Tia Prince e Paolo che scattano nelle ultime due posizioni, la numero 12 e la numero 13 dello schieramento. Il resto sono tutti su gomma soft. Occhio alla strategia, perché sì, è vero, una safety car potrebbe aiutare i piloti della gomma con la gomma media, ma la safety car la safety car deve arrivare dopo la sosta dei piloti con gomma soft. Sì, e soprattutto bisognerà capire che giro se rientreranno quelli con gomma rossa, perché comunque l'undercut sì è potente, ma non è così determinante, soprattutto con gomma media. Quindi diciamo che i piloti dovranno cercare il momento giusto per rientrare ai box e cambiare gomma. Strategie che saranno credo molto univoche sia per quanto riguarda gomma rossa sia per quanto riguarda gomma gialla. La discriminante sarà, come hai detto te, safety car e virtual safety car, che possono spezzare il ritmo o cambiare completamente strategia.
25 giri per una gara che si corre ad una media oraria decisamente impressionante. Ovviamente un circuito che è nato in questo quartiere retto da zero nella città di Jeddah, velocissimo, ma come abbiamo imparato a vedere anche nella realtà, bisognerà stare davvero molto attenti. Soprattutto adesso i piloti stanno cercando di scaldare la gomma, una gomma che bisogna, cioè, è molto, diciamo, facile da portare in temperatura per via dei curvoni che ci sono soprattutto nel primo tratto, però comunque devono stare molto attenti. Le posteriori sono molto sollecitate soprattutto in fase di accelerazione e saranno la vera discriminante di tutto questo GP. Interessante dietro capire chi potrebbe fare una sosta diversa. Ovviamente le due McLaren, se stanno molto vicino al gruppetto di testa, potranno differenziare la strategia e saranno loro probabilmente a iniziare il valzer dei pit stop, mentre anche in casa Aston Martin, che partono con gomma media, dovranno stare molto attenti e molto bravi a non perdere terreno, perché eventualmente poi con la safety car potrebbero rientrare in gioco. Davanti Sdem, gli ultimi metri prima di andare in griglia di partenza per lo schieramento e poi la procedura di partenza con i semafori che si andranno ad accendere per il via di una gara che per noi non ha statistiche come lo è stata per la Formula 1 lo scorso anno. Questa è la prima volta assoluta di Formula Italian Team sul circuito di Jeddah. Abbiamo avuto una succosa anticipazione in settimana con la social race che si è corsa venerdì, quindi con i piloti che si sono dati già un pochettino da fare. C'era anche Talz che invece, come avevamo detto in precedenza, da campione in carica non è presente alla gara di questa sera, ma è riuscito a portare a casa il titolo due settimane fa in Brasile, chiudendo una stagione che lo ha visto grande protagonista e che lo ha visto crescere negli anni, partendo dalla Prime League fino ad arrivare al titolo della massima categoria al 50% di distanza di gara all'interno di Formula Italian Team. Jacopo, stanno arrivando tutte le vetture sullo schieramento, tutti e 13 piloti, tra poco si accendono i semafori, in pronostico al volo. Ma io dico Sdem, che mi è sembrato quello più in palla di tutti. Occhio però ai primi due giri, che saranno fondamentali, specie su questa pista, perché poi il DRS la farà da padrone. E allora tutto pronto per il via di questa gara, con le luci che tra poco si andranno ad accendere. E allora 1, 2, 3, 4, 5 luci rosse al via. Allo spegnimento il via della prima edizione del Gran Premio dell'Arabia Saudita, che parte in questo momento. Splendido scatto di Sdem dalla prima meglio fila. Schumi. Meglio Schumi, che riesce a prendere la posizione nei confronti di Daniele. Attenzione dietro, c'è un contatto, c'è qualche pezzo che è volato via. C'è stato un contatto fra la McLaren di Tukumic e Daniele Play. Daniele Play. Entrambe le McLaren, incredibile. Attenzione dietro, c'è grande movimento. Si sta facendo strada, mamma mia, che confusione! Danno per il magico che fa fatica a girare, ha spaccato un po' il gruppo, e chi ne fa sicuramente meglio è per i primi tre, che hanno già scavato il solco, e questo è importantissimo in ottica Gran Premio, perché i primi tre hanno scavato un solco importantissimo e sarà difficilissimo adesso chiudere questo gap. Già oltre secondo, ma che partenza che ha fatto Tia Prince! Da dodicesimo a ottavo si è riuscito a districare all'interno del gruppo, nel tortuoso primo settore, davvero insidioso in queste primissime fasi di gara, ed è praticamente effettivamente diventato il primo pilota di quelli su gomma media. E soprattutto le due McLaren che sono in mezzo al gruppo hanno l'ala danneggiata e dovranno rientrare in box perché fanno fatica a girare. Oh, attenzione profilo, ha perso la macchina e va via tutta l'ala. Attenzione, pericolosissima, perché stanno transitando le vetture. Safety car virtuale, e non fa bene questo Sdem, che era in vantaggio veramente importante, anzi più che altro aveva allungato sulla safety car, scusatemi. Comunque i primi tre attaccatissimi, mentre questo potrebbe favorire le McLaren, che possono rientrare in box e perdere meno tempo. E infatti rientra Tukumic, rientra Profilo, rientra Lopensky. Andiamo a fare un po' l'ufficio danni di questo primo passaggio. Gomma gialla in casa McLaren per Tukumic. Ovviamente il pit stop è lungo. Con il cambio dell'ala Lopensky non può far altro che accodarsi, perdendo un pochettino di tempo. Ripeto, non poteva essere altrimenti. Arriva anche la sosta per Lopensky, arriva la gomma gialla anche per lui, insieme ad un'ala nuova. Hanno perso relativamente poco comunque chi ha cambiato l'ala in questo momento. Okay. E ripartono adesso. Daniele è uscito
dalla curva 10, davvero attaccatissimo a Shumi Legend, poi non è riuscito nell'attacco, ma gli è uscito davvero vicinissimo. Il solco è davvero importante, perché praticamente in un giro, fra tutti i marasmi che sono successi alle loro spalle, hanno scavato 3 secondi fra loro tre e il primo degli inseguitori, che è la Ferrari di Kaisermann, che è anche l'ultimo dei superstiti dei piloti con gomma soft. Sì, Tia Prince subito dietro con gomma gialla, che può utilizzare la scia di Kaisermatt comunque per rimanere lì, anche se però Kaisermatt adesso dovrà fare un bel ritmo, più che altro per tenere il ritmo dei primi tre. Non sarà facile, occhio a Daniele Play che è molto vicino a Shumi. Molto vicino a Daniele Play, vediamo se va all'attacco, può sfruttare un pochettino la scia di Sdem. Shumi infatti riesce a difendersi, stacca molto profondo Shumi, che riesce comunque in ogni caso a mantenere la vettura alla corda della 27 dell'ultima curva, e allora andiamo a chiudere il secondo giro. Sdem, Shumi, Daniele, Kaiser, Tia Prince, Melissano F, Paolo, Canino, Tukumic, Matteo Profilo, il magico Lopeschi. Occhio, perché strategicamente la posizione perfetta è quella di Tia Prince. I piloti che sono partiti con la media lì sono perfetti, perché sono vicini e credo che tra un po' riusciranno ad avere anche qualche decimo di passo in più di Kaisermatt, che inizierà almeno in piccola parte a sentire l'usura della gomma soft. Sì, per quanto riguarda chi ha gomma media è un'ottima notizia stare subito lì davanti, la verità è che però hanno perso già tanto per quanto riguarda la lotta al podio, perché 3,5 secondi sono tantissimi, anche se però per come è messa la gara, per eventuali safety car che potrebbero uscire, già è uscita una virtual, potrebbe essere una mossa molto interessante. Occhio, perché sta strappando Sdem, 9 decimi al limite del secondo, sta soffrendo Shumi. Un secondo ora, Sdem sta cercando di mettere fuori dal DRS Shumi Legend. In questo momento ce la fa, perché qua che parte la zona del DRS, sì. E non c'è 1-3. Occhio, perché Shumi diventa la vittima preferita per Daniele adesso, che rispetto al giro prima ora il DRS e con velocità praticamente di curvatura va subito all'attacco. Attenzione, perché qui si ripropone il problema di questo tracciato, ovvero il detection point, che ora invece favorisce Shumi. Sì, ma attenzione che però se riescono a trainarsi bene possono prendere il DRS, anche se però Sdem ha dato un tirone veramente importante. Sdem ha dato un buon tirone, sembra invece voler decidere di collaborare almeno per un giro Shumi Legend, mentre il Tia Prince va all'attacco di Kaisermatt e riesce nel sorpasso per andarsi a prendere la quarta posizione. Deve tirare Sdem, perché comunque Daniele Play non ci sta e cerca di rispondere subito al pilota Red Bull. Chi è in difficoltà è Shumi. Sì, Shumi sembra molto in difficoltà, ha dato un enorme strappo nel primo settore Daniele Play, che è andato a prendere Sdem e a sua volta sta per mettere fuori dal secondo Shumi. Si stanno strappando i primi tre. Sì, e soprattutto Sdem ha deciso di porre un ritmo veramente forsennato. Shumi è il più in difficoltà dei tre, rischia seriamente di perdere il DRS se non riesce a rispondere nella parte centrale. Intanto l'ha perso. Intanto salutiamo Michael Botto dalla chat e ovviamente salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Vediamo Daniele perché è arrivato. E prende il DRS Shumi, veramente al limite, è riuscito a prendere il DRS, il pilota dell'Asia. Ma deve aver fatto un errore forse Sdem? Mi sembra l'abbia perso tantino. Daniele si affaccia. Ricompattano immediatamente, ha perso tantissimo Sdem. O ha fatto un errore o ha fatto un tirone talmente grande che in questo giro non ha avuto proprio batteria. Io ti dico più che altro che potrebbe essere stata la seconda opzione, perché comunque Daniele Player è rimasto dietro Shumi per un giro intero e sicuramente per fare il tirone e rientrare dentro al secondo ha dovuto spendere tantissimo. Mai però questi tre piloti sono lì, difficilmente adesso si staccheranno. Ha provato il tirone Sdem, non ha funzionato, ma ha funzionato se andiamo a vedere cosa hanno creato al quarto posto, perché ti ricordi Luca, erano a 3 secondi, hanno sono raddoppiato. Diventati 6 e 4. Hanno più che raddoppiato il loro vantaggio nei confronti del terzetto formato da Tia Prince e dalle due Ferrari di Kaisermatt e Melissano. Quinto giro di 25, stiamo per andare a concludere il primo quinto della gara di questo penultimo appuntamento stagionale della Sport League, la gara numero 19 dei 20 appuntamenti previsti prima del gran palcoscenico finale a Yas Marina, Abu Dhabi. Il titolo è già in palio, il titolo è già assegnato, ma i piloti, insomma, ci stanno regalando grande spettacolo.
E soprattutto là davanti stanno tirando tantissimo, con questa volta Daniele Play che cerca un strappone, anche se però 7 decimi non sono per nulla sufficienti, anzi sicuramente adesso verrà ricoperto ricoperto il distacco nei confronti di Sdem, che ovviamente si avvicina, come si avvicina anche Shumi, che in questo momento sicuramente sta cercando anche un po' di rifiatare dopo questi primi due giri. Chi fa le spese, soprattutto Tia Prince, senza DRS verrà attaccato probabilmente da Kaiser Matt, che in questo momento si trova dietro di lui, e dietro anche c'è il compagno di squadra con gomma media, quindi le due Ferrari con due strategie diverse. La curiosità sarà anche vedere cosa accadrà a ruoli invertiti, ovvero quando i piloti con gomma media andranno a montare gomma soft. Kaiser intanto decide di dare il cambio nella staffetta e di riprendersi la posizione nei confronti di Tia Prince. Sembrano collaborativi, ma davanti in un giro hanno guadagnato un secondo e tre di tre davanti, da 6 e 4 a 7 e 7. Un ritmo completamente diverso, Luca. Là davanti girano costantemente molto più forte. In questo giro hanno fatto 31 e mezzo i piloti, mentre Tia, che era il quarto nel traguardo, ha girato in 32,9. La gomma media fa veramente tanta fatica nei primi giri, e lo dimostra anche il ritmo del Tia, che giustamente sta cercando di usare un ritmo di Kaiser, che però sembra non essere così competitivo su questa pista. Fa fatica il pilota Ferrari a avere il ritmo dei primi tre. Ricongiunto ormai praticamente il terzetto di testa con Daniele, Sdem e Shumi, le posizioni che si sono mischiate, ma la condizione che non è cambiata. Intanto il magico prende 3 secondi, il primo a finire nella lista dei cattivi, e Jacopo, da questo punto di vista anche questa è una pista molto selettiva, soprattutto l'uscita di curva 10. Sì, molto selettiva, perché vai costantemente al limite. Poi i cordoli sono la maggior parte disegnati, quindi è molto facile essere invogliati a andare oltre. E in questo momento diciamo che chi sta dietro a una vettura solitamente ha il vantaggio comunque di essere un po' più tranquillo. Vediamo se adesso Sdem va all'attacco di Daniele Play, si butta all'esterno. Ovviamente molta più velocità per il pilota Red Bull, che passa. Torna davanti Sdem, e direi che sarà un valzer almeno fino alle soste. Vediamo se cercheranno di approfittare di quello che accadrà al pit stop per cercare di spagliare le carte, mentre arrivano 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli anche per F. Attenzione, Matteo Profilo Matteo. Girato all'uscita della 27, e occhio perché qui secondo me sta sbagliando manovra. Ecco, secondo me, ecco, no, basterebbe la retro. Purtroppo la pista è stretta, ma la manovra corretta, ecco. Tra l'altro qui la pista è stretta, ma nella realtà è stata allargata proprio quest'anno. I piloti con gomma rossa devono stare pure attenti a dove rientrare in pista, perché dietro sono molto sparpagliati, e trovare per esempio un pilota lento nel primo settore potrebbe essere veramente deleterio per chi vuole anticipare la sosta. Quindi gli ingegneri devono essere bravi a cercare in qualche modo di indirizzare il proprio pilota al momento giusto al pit. Uno Sdem che ha avuto di nuovo un cambio di ritmo per cercare quantomeno di staccare uno dei due piloti, ma in questo momento il DRS la fa da padrone, tutti e tre rimangono attaccati. Daniele si ripropone, vediamo se ci sarà ancora uno scambio di posizione al termine di questo giro fra Sdem e Daniele Play. Daniele Play non sembra uscito vicinissimo, ma dovrebbe avere abbastanza forza col DRS per tornare subito davanti. Va all'interno, staccata di curva 1, torna davanti Daniele Play. Continuano a darsi il cambio in quello che sta diventando, come spesso visto quest'anno, una staffetta ciclistica, una staffetta alla quale assistiamo di nuovo a un cambio con Tia Prince che torna davanti a Kaisermatt. E vediamo un po' se questa gomma media dopo 8 giri riesce comunque a essere un pelo più performante rispetto ai giri precedenti. Adesso con il Tia che ha dato il cambio a Kaisermatt, ormai ci siamo quasi vicini alle soste praticamente per gomma rossa. Si parlava dal nono giro più o meno che si poteva rientrare in box e cambiare per gomma media, e quindi da questo momento in poi comunque tutte le strategie potrebbero essere veramente importanti da qui alla fine del Gran Premio. E da quando si sono acquietati i tre lì davanti, il distacco del quarto classificato si è attestato a 7 secondi e 7, quindi quando hanno deciso di dare il tirone a vicenda hanno guadagnato 3 secondi in due giri, e anche di più, forse 4 in 3 direi. E sì. Mentre adesso sono stabili, forse si inizia a sentire un po' l'usura della gomma, forse si sono dati anche loro una calmata.
Lo dimostra anche perché Tia nella parte centrale, attenzione, probabilmente c'è stata la Wow! tamponata di Zem su Sarebbe Daniele Play, incredibile. Va, forse vai box? eh sì, Box! eh sì, e infatti ha rotto l'ala anteriore Incredibile. sinistra. Ha calcolato male i tempi di staccata. E questo è. Allora, da un punto di vista aiuta Sdem perché gli capita in finestra con il pit stop, ma ovviamente perde il tempo dell'ala. No, ma soprattutto perde il tempo perché era importantissimo fermarsi e avere praticamente l'opportunità di poter rientrare ai box e trarre un vantaggio. Quindi per Sdem la lotta per la vittoria in questo momento è rovinata perché con il distacco che può avere o ha un super passo è difficile che può rimontare nei confronti di Daniele Sciumi. E adesso sicuramente Daniele Sciumi cercheranno di copiare la strategia di Sdem e trarre quel vantaggio che sarà determinante. E occhio che adesso con 7 Però, decimi. io ti volevo dire, secondo me se Daniele Sciumi rientra adesso sono al pelo con un canino, eh. Sì. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio. È il magico. Ancora 3 secondi, diventano 6 totali. Sta tirando Daniele Play. Sa che questo momento è molto importante per la strategia di gare. Quindi credo che questo tirone che sta facendo il pilota dell'Alfa Romeo indichi che potrebbe rientrare in box in questo giro, perché hanno aumentato di un secondo nei confronti di Aprince in questo giro qua. Vediamo se mettono la freccia a sinistra sia Daniele Play che Sciumi. Lo fa Daniele che fa la finta invece. Rimane fuori forse perché stavano ragionando proprio sul distacco nei confronti di Canino. Quindi decidono di rimanere fuori mentre comunque hanno girato in 31,6 e Tia Prince ha girato in 32,8, 1,2 di differenza tra due mescole e a favore ancora della rossa. Mescola media almeno su Tia Prince che non va come forse desiderato dal pilota Aston Martin. Paolo, 3 secondi. Cominciano a fioccare secondi di penalità. Stiamo iniziando ad arrivare a metà gara. Iniziato ora, cioè ora, poco fa, il giro numero 10 di 25. 50 invece saranno i giri che dovranno affrontare i piloti della Pro e della Master League. Distanza 100%. Sciumi che in questo momento, dopo aver subito praticamente il tirone di Daniele Play, si è riavvicinato in maniera molto prepotente alla posteriore dell'Alfa Romeo. La sensazione è che, diciamo, a livello di disposizione di energia, i piloti non si possano permettere più di un tirone. Dopo Sì. un giro tirato, insomma, devono tirare il fiato. Quantomeno devono fare il tirone in un punto nella quale cercare di sorprendere. Vediamo all'esterno Sciumi che potrebbe fare una mossa intelligente, ovvero fermarsi nel momento in cui ha sorpassato il proprio rivale. Vediamo se è così. E Eh infatti vai sì. box. Infatti vai box, attenzione perché ora può essere molto interessante. Ora in questo giro hanno guadagnato 2 secondi su Canino. Ora sì che sono tranquilli. Vediamo la rapidità dei meccanici. E forse vanno in mezzo a Paolo. Sono al pelo con Paolo. Attenzione perché Paolo può spaiare le carte per un pelo, appena davanti Daniele. E questo è stato veramente un bel colpo per Daniele perché poteva essere veramente un'arma a doppio taglio. Paolo, in quella zona di pista soprattutto, che è la più complicata, il primo settore. Sdemmi intanto, ultimo passaggio, 37. Mentre davanti, prima di fermarsi... Oh, erano in 31,5 il passaggio precedente. Quindi Sdem qualcosa ha recuperato. Ma purtroppo quei 5 secondi spesi per cambiare l'ala sono molto pesanti. Sono praticamente il distacco suo attuale dai due di testa. Il Tia Prince ha solamente più o meno 6 secondi di vantaggio su Sciumi che però ha fatto la sosta, quindi quanto ha perso comunque il Tia in questi primi 10 giri è stata un'enormità a favore di invece gomma rossa di inizio gara dei primi tre che hanno spinto veramente come dei forsennati. Daniele e Sciumi quindi continuano ad andare a braccetto mentre stanno arrivando in zona di F.
E poi a 4 secondi c'è Melissano con Daniele, che alla staccata di curva 27, l'ultima, si affaccia mentre Kaisermat va in box. Quindi nel giro seguente segue anche lui, però la strategia di Ciumi e Daniele, che si stanno avvicinando pericolosamente a F, che potrebbe essere un bel problema soprattutto nel primo settore per quanto riguarda i due leader della gara. F li vede negli specchietti, mentre Kaisermat esce in ottava posizione appena davanti a Tukumic, e rientra anche il magico. Sfruttano ovviamente il DRS nei confronti del pilota Williams, anche se qua non c'è spazio, mentre dietro Sdem sta cercando in tutti i modi di ricucire il gap, però non è facile adesso. Questa potrebbe essere una buona occasione. Il tempo che perdono alle spalle di F potrebbe essere buono per Sdem per recuperare, magari, se gli va bene, un secondino. Anche se però adesso i piloti avranno praticamente il DRS nel rettilineo opposto, mentre Sdem non ce l'avrà in questo giro. Qui perderanno sicuramente un po' di tempo, perché non possono attaccare perché non hanno il DRS. Avranno invece il DRS qui, verso curva 27. La vita sarà molto più facile. Vediamo anche come si muovono, perché entrambi sanno che devono superarlo adesso. Lo passeranno facile. Una potenza del DRS qua incredibile. Oh, Daniele! Entrambi all'attacco. Alla fine F decide di farsi anche un pochettino da parte. 5 secondi per Melissano, che era rientrato insieme a Tea Prince per andare ora su gomma soft, e sbaglia. Però attenzione, Daniele all'attacco nei confronti di Sciumi, e passa? No, non passa. Stava affondando la staccata, ma quando ha capito che la frittata poteva essere grossa ha tirato un po' i remi in barca. E adesso sarà importante capire la strategia del pilota dell'Alfa Romeo, perché comunque stare davanti in questo momento non è per nulla vantaggioso, e questo Daniele Play lo sa. Sarà interessante ora capire anche il delta con la mescola, andare a vedere quelli che saranno i tempi sul giro di Tea Prince. Tea Prince in questo momento è a 5 secondi dal suo compagno Paolo, che deve ancora fermarsi, così come F, quindi è comunque virtualmente in quarta posizione ed è a 7 secondi da Sdem. È importante adesso capire la differenza. I piloti con la gialla in questo momento, vedremo un po' il ritmo che avranno. Ho visto prima Sdem fare il 30 alto, quindi più o meno il ritmo è il 30 alto, 31.0 per quanto riguarda questa mescola. Il Tea Prince deve cercare di girare quantomeno il 30 basso, 29 alto, per avere una chance nel finale, mentre Daniele Play potrebbe attaccare. No, si fa solo vedere con addirittura il DRS chiuso. Io col DRS chiuso rimarrei in scia, cioè non mi affaccerei neanche. E attenzione, che tutte queste manovre di disturbo stanno rallentando veramente tanto i piloti, perché 32.5 si fa sfilare e dietro sta arrivando Sdem. Sdem, andiamo a vedere l'ultimo crono del pilota Red Bull. Ultimi giri 31.2, 30.8 nel passaggio precedente. Sdem aveva fatto Fuchsia 31.6 nel primo settore, poi ha incontrato un po' il traffico di F, infatti ha perso 6 decimi nel terzo settore, 31.2 ha chiuso. Devono stare attenti a giocare così i primi due, perché dietro Sdem arriverà quasi certamente se continuano così, ma si devono preoccupare anche dal Tea Prince, perché poi se continueranno a fare così il Tea Prince può tornare sotto. Tea Prince già nel passaggio precedente 28.0 nel settore centrale, record, ed è arrivato Sdem nei confronti di F. Deve pazientare probabilmente il pilota Red Bull, perché deve cercare in qualche modo di recuperare qualcosa in velocità. Anche se però invece no, cerca di attaccarlo subito. No, va subito all'attacco, però si espone ora, Sì, e poi lampeggia dietro, quindi no, sintomo che ha poca ricarica. Riesce però ad uscire in maniera molto più forte Tea Prince, ovviamente accende di Fuchsia, 31.5 primo settore, 28.2 settore centrale Tea Prince. Si era avvicinato molto F nei confronti di Sdem, ma non ha attaccato. Paolo che si doveva fermare insieme a F è l'unico che deve ancora fermarsi. Stanno aspettando tanto, forse stanno aspettando anche una safety adesso, perché non vedo altro.
Un secondo guadagnato praticamente da chi ha gomma rossa rispetto a gomma gialla. 34 di Melissano che fa il giro veloce, 35 invece per Sciumi, mentre davanti Daniele in questo passaggio ha girato in 31 e 4, guadagnano poco meno di un secondo al giro. Se il trend resta tirare. Questo possono arrivare, sarà un gran finale. Considerando che mancano ancora 10 giri, se continuano a guadagnare un secondo, poco meno al giro, arrivano ben prima del finale. Dipenderà molto da come gestiranno là davanti il duello, perché ovviamente sanno che chi è dietro è molto più avvantaggiato. E quindi sarà anche una lotta di strategia con Sdem che ha 2 secondi, ma sicuramente per lui il problema più grande sarà che non ha molta batteria nei confronti dei primi due, sicuramente, perché è l'unico che lampeggia dei primi tre. Attacco di Sciumi nei confronti di Daniele, va all'esterno, Daniele lo lascia sfilare, si rimette subito in traiettoria, molto collaborativo il pilota dell'Alfa. Sdem a 2-1, li vede vicino. 31-5 ancora. Stanno giocando, stanno giocando i primi due, stanno giocando e sbaglia addirittura Daniele Play, l'ingresso di curva 1, tutto questo praticamente favorisce Sdem che arriva subito lì sotto, ormai praticamente li ha presi, stanno giocando troppo i primi due e stanno facendo quasi rientrare il pilota Red Bull. Più che giocando troppo stanno giocando male, perché ci stava il cambio di posizione e forse ci stava anche un secondo scambio in fondo al dritto, ma Daniele ovviamente sbagliando la staccata ha permesso a Sdem di recuperare tanto, ma rimane comunque nella zona DRS di Sciumi, quindi non si staccherà e Sdem si è avvicinato, ha praticamente guadagnato 6 decimi gratis. Intanto altri 3 secondi per il magico, ma adesso la situazione diventa veramente interessante e complicata allo stesso tempo. Ancora 35 per Tia Prince, mentre peggiora e fa 31 netto Melissano, dopo il 34 che è il giro veloce della gara. Tia Prince ha 4 secondi da Sdem, che nell'ultimo passaggio ha girato in 31 e 2, 7 decimi. È nettamente più veloce di quelli che ha gomma gialla, però il problema è che là davanti ancora si danno leggermente fastidio e non possono scherzare più di tanto, perché praticamente stanno arrivando tutti dietro, anche Melissano comunque sta cercando di tenere il ritmo del Tio Prince. Inizia il giro numero 17, Daniele Play di nuovo all'interno dei confronti di Sciumi, ancora uno scambio, no Sciumi non ci sta, non ci sta, Sciumi rimane davanti, deve affondare ancora di più sul pedale del freno Daniele, che alla fine è costretto a desistere, fortunatamente una manovra che è finita senza danni perché rimane a 1,8 Sdem. Che qua nella parte centrale sicuramente può guadagnare qualcosa nei confronti di Daniele Play, che soffre ovviamente dell'aerodinamica disturbata. 31,5 Sdem per 31,3 di Tia Prince. Non vorrei che Tia Prince si sia giocato 2-3 giri bonus. Ah, comunque la gomma, anche se è più fresca, comunque va a soffrire nei giri finali. Scende sotto i 4 secondi, 3,9, 3,8. Sdem 1,5, 1,4. In questo momento Sdem è in un'ottima posizione, perché davanti ora sono nella condizione di non poter sbagliare praticamente nemmeno una virgola. Una virgola e Sdem torna sotto. Vediamo in questo giro cosa decideranno di fare là davanti. Si avvicina Daniel Play, vediamo se si butta dentro, ovviamente no in questo momento. Probabilmente ritenterà l'attacco in curva 1 il pilota Alfa Romeo. Vediamo se ci riproverà in curva 1. Sembra uscito comunque discretamente vicino dalla 27 Daniele Play, che ancora una volta si affaccia all'interno nei confronti di Sciumi, che affonda di nuovo la staccata ancora. E ancora una volta Daniele è costretto a desistere e questo vale decimi, perché Sdem ne guadagna 3 e va 1 e 1, diventano quasi 4. Credo che addirittura potrebbe andare sotto al secondo in questo momento. Sdem ha una grande occasione adesso di tornare sotto. 1-0-18, 1-0-35, 1-0-18, 0-34, 17.
Non l'ha preso per un pelo, però Per ormai è 30 lì. millesimi. Ormai è lì però il pilota della Red Bull. Daniele, si stanno, ripeto, torno a dire quello che ho detto prima, stanno collaborando male davanti. Sì, praticamente hanno fatto di tutto per far rientrare dietro Sdem, invece che una lotta 2 adesso si trasformerà sicuramente in una lotta 3 per gli ultimi 7 giri, e occhio perché se c'è questo surplus c'è il Tia Prince che non è molto lontano ed è in agguato anche lui. Esattamente, a 3-7. Non prende il DRS per millesimi il pilota della Red Bull. Vediamo se Daniele va. No, come nel giro precedente, si affaccia e torna in scia. Ma 7 decimi, Sdem. Detection è qui, quindi dovrebbe averlo. Tra. Eccolo qui. È rientrato Sdem e Daniele stavolta va all'attacco con grande anticipo rispetto al giro precedente nei confronti di Schumi, che non può far altro che far sfilare il pilota Alfa Romeo. È rientrato ormai il triello davanti. Cittoman dice: voglio i funny moments di Sdem, fatelo vincere per favore. Là non abbiamo potere, deve farla da solo. Prova, prova a fare il tirone, prova a fare il tirone. È al limite Sdem che non prende il DRS in questo tratto, attenzione. Tugumic 31, si prende lui il giro veloce dalla decima posizione. Giro 19 di 25. Tia accorcia un filino, 3,5, un paio di decimini. Come dicevamo in precedenza, Tia deve approfittare solo del fatto che magari davanti lotteranno. Molto, ormai il gruppo si è di nuovo riunito. Questo fa capire comunque il ritmo di Sdem molto buono, perché comunque era molto indietro dopo l'errore verso il settimo giro. Adesso è ritornato in lotta per la vittoria. Intanto ci chiede Cittoman la pole quanto è stata. 27.084, credo. Sì. Schumi. Attenzione! Attenzione! Attenzione il magico! Attenzione il magico! E non poteva essere altrimenti. Vediamo anche dove è occorso l'incidente. All'uscita di curva 4. E vediamo il Tia Prince cosa fa, Vanno tutti dentro. Credo che andrà dentro Tia Prince. È indeciso fino all'ultima. Melissano continua, ma credo, o almeno la sensazione che abbiamo avuto in questa prima parte di gara e anche nella seconda, è che la gomma soft vada bene, ma dopo 2-3 giri sprint si assesti, quindi vale la pena non rischiare. Rientrano tutti, e occhio perché questi ultimi giri saranno veramente cardiopalma. E Melissano, chiaramente non fermandosi, si trova davanti. Michael Botto dice: Latifi? Ah no. Questa volta non è stato colpa non è stato Latifi. William. Come direbbe un Jacopo, qua ci sarebbe un "It wasn't my fault". Poi qua citazione colta, citazione colta, ma non stiamo qui a spiegare. Chi segue la WWE da qualche annetto potrebbe ricordare. Gruppo compatto, 5 giri al termine. Caro Luca, ti dico che probabilmente vedremo l'ultimo giro col DRS. Anche te la butto lì, forse gli ultimi due? Dipende dalla safety car quando rientra, perché se rientra in questo giro due, altrimenti credo uno solo. Sì. E saranno compattissimi perché Melissano ha una differenza di gomma veramente ampia. Sì. Cittomen intanto dice: "Az, acculturata questa come citazione". Vedi che lo sanno! Guarda che brava gente che c'è in chat. Sono gente di fan, cultura, gente di cultura. Per caso. Diciamo che se, Jacopo, se fossimo stati dei commentatori della Formula 1 nel palinsesto Sky, non adesso, ma avremmo potuto offrire l'assist alla pubblicità di altri sport del pacchetto, ecco. E anzi, un'altra cosa importante da sottolineare in questo momento, che in mezzo tra Melissano e Daniele Plei c'è anche, scusami, tra Melissano e Daniele Plei c'è Matteo Propilo.
doppiato che si ritrova lì in mezzo. Melissano forse gioca anche la matta perché si porta sul groppone, 5 secondi pesantissimi presi in corsia box in occasione del rientro per la sua unica sosta. Cito, e poteva farseli togliere questi 5 secondi, vediamo se li poteva fare togliere sinceramente questi 5 fermandosi, secondi fermandosi. Sì, grande Luca, ti seguo da quando scleravi a Spy in Pro, non me lo scorderò mai quel video, penso di aver riso 2 settimane. Oh signor, beh, diciamo che ti sei giocato, Luca, anche il meme dell'anno l'anno scorso, quindi Vabbè, come dico sempre, anche quando abbordo le ragazze, forse questo è il motivo per la quale non sono fortunatissimo, da grande potevo essere tante cose, ma alla fine ho deciso di essere un meme. Mentre safety car che non è rientrata, probabilmente rientrerà alla fine di questo giro, credo che avremo veramente molto da parlare in questi ultimi giri, molto molto da parlare. Se dici F2 dici Francia, è ovvio. Dico, rispondo a Cittomen in chat. Dicevamo, sì, se la safety car rientra in questo giro, avremo quindi il 22-23, due giri, credo, di DRS. Sì. Il gruppo è compatto, c'è solo Matteo Profilo, ma è ovviamente doppiato purtroppo il pilota della Williams, che non può purtroppo tornare dalla partita. Vediamo se arriva lo spegnimento delle luci da parte della vettura di sicurezza. Dovrebbe arrivare. Ed eccolo qui. Arriva. Attenzione, adesso. E adesso vedremo veramente di tutto. Sicuramente Melissano farà di tutto per partire il più tardi possibile. E la cosa bella è che Melissano ha appunto il cuscinetto di del doppiato Matteo Profilo, che non potrà lasciare andare il gruppo prima della linea del traguardo, Ma la cosa più divertente è vedere soprattutto dietro Daniele Play, Schumi, Sdem, Tia, Kaiser, Stefano Canino, tutti insieme. Occhio, vediamoli. Oh, si riparte. È ripartito Melissano. Ripartito Melissano, ha cercato di preparare bene. Si sposta Profilo. Non può passarlo prima della linea del traguardo, però questo potrebbe sfruttare il fatto Schumi. E infatti Schumi ci prova, mentre Matteo Profilo tutto spostato a sinistra per lasciare sfilare tutto il gruppo. E Sdem è partito male e si è fatto scavalcare dal Tia Prince. Sdem è partito male, sì, e Tia Prince ne ha approfittato. Tia Prince che con la penalità di Melissano sarebbe clamorosamente a podio. E adesso Melissano qua farà fatica, quindi il Tia Prince può ricongiungersi nel gruppo. Daniele Play potrebbe usare la carta del pilota Ferrari per spaccare in due la gara tra sé e Schumi. Molto Daniele vicino. Molto 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 vicino. E anche Schumi, perché Schumi sa che non può lasciare praticamente la vettura tra sé e Daniele Play se cerca la vittoria qua a Jeddah. Vicino Daniele che si avvicina tantissimo a Melissano. Mamma mia come va forte questo gruppo. Forte, vicino, a pelo di muro. Mentre sembra fare un po' più di fatica da Tia Prince dietro con Sdem che è molto vicino. E Sdem forse vuole cercare di rifarsi strada. Attenzione. Tia Prince sta attaccando, mamma mia. Attenzione, sono usciti male là davanti. Arriveremo praticamente un 3 wide. Attenzione a Daniele che cerca assolutamente in tutti i modi a farsi strada con Melissano che va verso l'interno. La staccata di Daniele Play con Melissano che affonda all'interno, prova a mettere il muso dentro Schumi. Attenzione perché sono vicinissimi, anche Tia Prince incollato al posteriore dell'as di Schumi. All'esterno va Daniele Play, Schumi cerca di seguire Melissano, va all'esterno anche Tia Prince. L'affondo di Melissano che continua a resistere all'affondo di Daniele Play, ancora un giro senza DRS, il 23, poi ce ne saranno due, il 24 e il 25 con l'ala mobile attivabile. Qui adesso per i piloti sarà molto di testa perché veramente è facilissimo sbagliare, innervosirsi e basta poco. Mamma mia quanto vanno i piloti con gomma nuova rispetto a Melissano, una furia dietro Daniele Play. È probabile, come spesso accade, che Melissano nel momento in cui verrà scavalcato da uno di questi piloti lascerà poi via via strada agli altri. Mamma mia come sono vicini dietro. Questa più che altro è una speranza che hanno gli altri, perché ovviamente se si mette poi di mezzo spacca in due il Gran Premio. Mamma mia,
Vicinissimo, vicinissimo, molto più rapido qua, ma dovrà alzare il piede. E qui nella curva a sinistra saranno molto Mamma più lenti mia. i piloti davanti. Tutti vicini, nel frattempo in chat. Da questo momento potete votare il vostro driver of the day. Occhio. Ancora Daniele, ancora Melissano che si difende dall'interno, prende tutta la scia Shumi. Melissano protegge. Ancora all'interno, riesce ancora a proteggere. Melissano brillante nelle difese in questo momento. Si copre ancora l'interno, sembra quasi una gara di indicare, Luca, con l'interno a fare da padrone in questo tratto. Prova l'incrocio! Oh, l'incrocio, la parte di Daniele Play che va all'interno. Oh. Melissano tira una staccata incredibile e tira ancora la posizione. Wow, e adesso però c'è il DRS qua, adesso cambia tutta la questione per quanto riguarda Daniele Play, ma occhio dietro che tutti stanno aspettando il momento giusto. Sono in 6 a giocarsi la vittoria, anzi in 5 a giocarsi la vittoria. Attenzione Melissano, ora la difesa ovviamente diventerà molto difficile. Vediamo se prova l'attacco qua Daniele Play, non lo fa. Attenzione esterno! Oh! Ti appisa all'esterno! Prova l'incrocio, prova l'incrocio! Il Tia Prince nei confronti di Shumi che prova a utilizzare l'effetto, la scia! E vediamo adesso, qui c'è la verità, qui c'è la verità! Prima zona di RS, attenzione perché arriveranno tutti fortissimo! Troppo vicini qui, adesso ci sarà un brusco rallentamento! E infatti non è riuscito a uscire benissimo Daniele, che non è incollato! Attenzione dietro, attenzione dietro! C'è il Tia Prince, c'è anche Daniele che si apre, li guardiamo dall'alto! Melissano praticamente fa da spettatore, siamo in tre con Tia Prince! Che va all'interno nei confronti di Melissano, che resiste su Shumi! Daniele, Shumi ha fatto un sorpasso strepitoso all'esterno! Nei confronti questo. Di Daniele, pardon, di Shumi si mette ancora a caccia di Daniele e inizia l'ultimo giro! Fondamentale questo però... Complica le speranze invece per il Tia Prince che difficilmente lotterà per la vittoria. Shumi con questo sorpasso si è garantito la chance nel finale. Shumi avrà l'ultima opportunità, probabilmente arriverà anche all'ultima curva. O cercherà di tenerla lì, sta cercando di andare via Daniele Play. Sta cercando di mettere via il tesoretto più grande possibile. Ma sarà un'impresa pressoché impossibile. Dietro Melissano con Tia che va all'interno della 11. Ruota. La parabolica con Tia che riesce Bello. A fare meno strada, cerca di accelerare prima Melissano, Tia ancora, mamma mia, il Tia riesce a prendersi la posizione. Occhio, occhio davanti. Perché Tia Prince non ha il DRS. Davanti stanno dando tutto, stanno veramente dando tutto e Shumi c'ha una grandissima opportunità perché vedo Daniele Play lampeggiare. Daniele Play sta cercando di dare tutto. 4 decimi. Melissano altri 3 secondi. Ce l'ha. Si butta dentro. Via Lala! Via Lala con Daniele che non ha dato è tutto vero. È volata via Lala. Ancora di Shumi. Dentro. Ancora dentro la parte di Daniele con Shumi che deve andare a prendersi l'interno ma non può riuscire a svoltare. È inutile dire che avremo materiale per il post gara. Daniele Play vince davanti a Shumi, poi ti ha Princess Dam. E insomma, Daniele ha provato a difendersi in tutti i modi, ma si è spostato tardino. Diciamo che Kaisermat ritirato. Oh. Kaisermat ritirato, probabilmente all'uscita dell'ultima curva. Ce l'aspettavamo un po', Luca, questo finale veramente al cardiopalma, tanto da discutere, vedo già anche in chat che probabilmente ci sarà un po' da discutere. Beh, lo spostamento è arrivato un po' tardino, è l'ultimo giro, si viene da una situazione calda, le emozioni sono tante, bisogna però cercare anche di rimanere freddi in quelle situazioni perché purtroppo era abbastanza scontato che Shumi sarebbe arrivato con una velocità doppia. Materiale da rivedere nel post gara. Comunque è una gara veramente bella, pronosticabile questa, diciamo, questo risultato finale, nel senso che si andava all'ultimo giro in questa condizione qua, ma comunque soprattutto là davanti hanno dimostrato di avere un passo veramente superiore per tutto il Gran Premio. Bravo il Tia Prince comunque a conquistare il podio. Mi aspettavo un qualcosa di più, una partenza per quanto riguarda
Sdem che si è fatto soffiare la posizione di Altea Prince e poi non è più riuscito a conquistare il podio, quindi ottima gara di Altea Prince che ricordiamo partiva al dodicesimo, come anche ottima gara di Paolo che partiva ultimo e è arrivato quinto, quindi poi alla fine della fiera l'Aston Martin ha fatto un'ottima strategia. E allora quella che vedete in sovraimpressione ora è la classifica finale. Fra poco invece avremo con noi qui in party i piloti, i primi tre classificati, quindi Daniele Play, Schumi e Tia Prince, per ascoltare le loro voci al termine di questo davvero intensissimo penultimo appuntamento della stagione. Jacopo, un'analisi insomma di una gara che sapevamo o comunque ci aspettavamo che sarebbe stata l'alto contenuto spettacolare, ma la safety car finale ci ha dato proprio il colpo di grazia per fare in modo che potesse succedere di tutto e di più. Sì, credo Luca che tra safety car o senza safety car il risultato più o meno a fine gara poteva essere questo dell'ultimo giro, perché ovviamente con un settore finale dove il DRS funziona tanto è molto più, era molto pronosticabile il fatto di vedere una situazione del genere. Spiace per il contatto e adesso vedremo poi dopo nel post gara, sicuramente ci sarà da discutere, però per quanto riguarda lo spettacolo in pista è stato veramente molto molto bello, con strategie ciclistiche che si sono viste, rallentamenti, tutto basato ovviamente sulla furbizia. E qua diciamo che l'esperienza può giocare veramente un ruolo determinante e ha giocato un ruolo determinante. E allora, visto che ci ha appena raggiunto, andiamo in ordine inverso, così insomma ci anticipiamo e partiamo da Tia Prince, che dal fondo dello schieramento è riuscito a risalire. La safety car gli ha permesso di potersi lottare il podio anche grazie alla penalità che vedeva praticamente con certezza Melissano arretrato più indietro nello schieramento, ma comunque una strategia ben ponderata, perché eri a 3,5 secondi dal terzetto di testa e magari anche senza safety car qualche lotta ti poteva lasciare la speranza di rientrare. Sì, buonasera a tutti. Sì, credo che sia stata una delle mie migliori gare in assoluto. Mi sono veramente divertito un sacco, proprio un sacco. Il terzetto lì davanti lo stavo pian piano recuperando, ma non credo, salvo contatti o meno, di aver potuto lottare per il podio. Questa safety car mi ha dato una mano, sono contento veramente per un podio fatto anche una volta ogni tanto come si deve, e sono contentissimo, sembra di aver vinto per quanto ho fatto terzo. Jacopo, tue domande? Ma no, più che altro volevo capire se nella prima parte di gara la media gli avesse dato un po' di problemi, perché ha perso veramente tanto rispetto a quanto poteva essere pronosticabile, però tutto sommato ottima gara. Ecco, il mio unico pensiero era quel primo stint che sembrava un po' comunque anomalo visto quanto si è perso nel primo tratto. Allora, nella realtà credo il problema sia stato quello che è successo in curva 1, perché ha spaccato subito il gruppo di quelli tre davanti che hanno potuto scappare liberamente. Avevo già messo in conto di soffrire magari un giro 2, ma la gomma è stata perfettamente pulita, non ho cercato di spingere perché non in quel momento non valutavo neanche il podio, pensavo solo a fare la mia gara. E quando doveva poi migliorare le prestazioni me l'ha migliorata e mi ha dato la possibilità di sfruttare al meglio l'overcut e di non ritornare comunque dietro a Kaiserbat. E del resto avete visto, la safety car ha ricompattato il gruppo, ci sono state manovre molto aggressive, manovre intelligenti, però ci si è divertiti qua. Per quanto ci siano tanti rettilini, credo tutti possano essersi divertiti veramente tanto, è stato veramente uno spettacolo correre qui. Perfetto, grazie Tia. Mi pare che non ci ha ancora raggiunto Schumi, se non vado errato. E allora passiamo a Daniele Play, passiamo al vincitore della gara. Gara gestita sempre molto bene, siete andati praticamente via in tre per quasi tutta la gara, compreso il finale quando Sdem vi ha recuperato, poi è arrivata la safety car finale, ma fondamentalmente la chiave di volta di tutto è stato l'ultimo giro, anzi gli ultimi 800 metri. E allora, buonasera. Allora, innanzitutto
Sì, è stata una gara di gestione, soprattutto di testa, perché non era facile gestire, gestirsi tutti e tre assieme. E allora, qualifiche positive alla fine, e secondo con un buon tempo, non l'aspettavo, ho migliorato comunque anche di un decimo. E poi sì, per tutta la gara ci siamo un po' sorpassati, controsorpassati, quindi è stata una bella battaglia. Poi all'ultimo giro cioè, era pronosticabile che io e Sciumi eravamo appaiati all'ultimo rettilineo, e ci siamo, cioè, mi sono difeso al massimo, proprio. Dopo ne parlerò dai, con lui. Niente, alla fine gara positiva, e mi permette anche di, che l'avevo già consolidata in Brasile, però di mantenere la terza posizione in campionato. Perfetto, Jacopo? Sì, ho un paio di domande. La prima, se non pensavi all'ultimo giro magari subito di chiudere l'interno, visto che comunque vicino al muro, visto che comunque c'era un bel varco lì e probabilmente ti sei mosso un pelo tardi. E la seconda domanda invece era più che altro nel secondo stint, ovviamente poi c'è stata la safety car che quindi poi dopo ha cambiato tutte le carte in tavola, ma quel secondo stint con Daniele, con Sciumi non l'avete forse gestita benissimo, perché ho visto che vi siete scambiati la posizione nei punti sbagliati. Hai avuto un po' la sensazione pure te che avevate perso probabilmente un po' troppo in quegli scambi di posizione? Sì, allora, partendo dalla prima domanda, me ne ero accorto che magari era meglio proteggere fin da subito l'interno, però lì sul momento avevo tantissime idee. Avevo già pensato anche nel rettilineo prima di quella semi parabolica di farlo passare, magari per avere il DRS dopo, ma alla fine ho deciso così. Alla fine potevo chiudere sì l'interno subito, ma non ci ho pensato in quel momento. Mentre sì, nello stint con le medie ho notato che Sdema recuperava, e lì anche lì c'è stata un po' di indecisione, perché vedevo che sul rettilineo ovviamente col DRS ne avevi un sacco di più, e quindi le opzioni erano due: o sorpassarlo oppure chiudere il DRS, frenare in anticipo, e comunque Sdem guadagnava lo stesso. Quindi ho preso delle decisioni che alla fine secondo me sono state ripagate. Perfetto, io va benissimo così. Non so Luca se, cioè, se è arrivato Sciumi oppure no. No, dobbiamo invitarlo. Jacopo, puoi invitarlo tu? Sì, dovrebbe essere stato invitato, però non so se ha avuto qualche problema. Me lo sono trovato nel party della direzione di gara. Ora datemi un attimo e dovrebbe arrivare. Tenete qualche istante, dovrebbe farcela. Perfetto, nel frattempo ne approfittiamo per ringraziare Federica Carta 94 per il follow. Grazie, grazie, grazie. E ovviamente nel frattempo il direttore di gara Marco si è spostato in un'altra stanza per il debriefing post gara con i piloti. Nel frattempo aspettiamo l'arrivo di Sciumi così da poter chiudere il cerchio delle interviste, e andiamo anche ad aggiungere che abbiamo già i risultati del driver of the day, che è un po' un'equa distribuzione del pane e dei pesci, perché il pubblico da casa si è equamente spartito i voti fra i tre piloti arrivati al podio, ovvero Sciumi Legend, Daniele e Tia Prince, con il 33% delle preferenze cada uno, quindi tutto più equilibrato di così, insomma, non si poteva essere. E attendiamo quindi appunto l'arrivo di Sciumi per, come dicevo prima, chiudere il cerchio delle interviste. Volevo tornare un attimo da Daniele. Prima ne parlavamo con Jacopo. Jacopo ti ha detto che magari era una tua opportunità cercare di spostarti prima. Magari, insomma, la velocità sarebbe stata comunque eccessiva, era difficile forse. Sì, in ogni caso alla fine
e il sorpasso riusciva. E ho provato sì, a spostarmi poi all'interno, ma qui è stato quel contatto. Perfetto. È arrivato anche Shumi, che quindi ci ha raggiunto qui nel party post gara. Ovviamente diciamo il leitmotiv di quello della quale stavamo discutendo al netto della gara sono due, c'è cioè l'episodio finale, ma ne parlavamo anche con Jacopo. Non so se magari la nostra sensazione esterna era giusta o meno, non sembra esserci stata un'eccellente collaborazione anche nel tentativo di cercare di non far rientrare Sdem quando era 3 secondi lontano dopo il pit stop. Sì, io in realtà non ho capito perché, diciamo, Daniel non ha voluto collaborare con... Certo, non eravamo in parte insieme, quindi non potevamo metterci d'accordo, questo ci sta. Però vedevo che... mi tirava o la staccata alla curva 1, oppure faceva finta di tirare la staccata. Io chiaramente dovevo allargare la traiettoria per lasciargli lo spazio, no? in quel modo perdevamo ogni volta 3-4 decimi. Poi chiaramente vedere uno che ti attacca a un minimo ti destabilizza anche per il resto della pista. E quindi Sdem ogni tanto rientra, cioè prima o poi è rientrato. E vabbè, non l'ho capito, forse non lo so, cioè questo dovreste chiederlo a lui perché mi dava battaglia. Io onestamente, non, come avete visto, non ho mai tentato staccate né su lui né su Sdem. Quando ce l'ho avuto davanti, io ho sempre stato nel DRS, sempre, ma non perché non si possa fare la staccata, perché è inutile, cioè alla fine basta trainarsi, alla fine eravamo in 3, poi siamo rimasti in 2, è inutile far rientrare quelli dietro, anche perché Sdem era quello più veloce dei 3 e si è visto. E niente, poi la safety alla fine in realtà ha rovinato ovviamente tutto, perché comunque ero in mezzo ai 2 e avrei tentato l'attacco all'ultimo giro, o ultimo o penultimo, non lo so. E poi non ho capito perché Melissan non si è rimasto in pista, forse i 5 secondi che aveva non lo so se li poteva far togliere, quindi ci ha provato, non ho idea. Comunque era fondamentale rimanere incollato a Daniele, non perdere tempo dietro Melissano, ce l'ho fatta. E poi onestamente il contatto alla fine, cioè allora lo sto rivedendo adesso proprio in diretta, così non lo commento a caldo ma lo commento a freddo. E lui si sposta da sinistra a destra, io mi infilo e poi cioè, da quello che abbiamo visto in diretta tu tocchi il muro quando diciamo il muro curva ancora un pochino, perché probabilmente in un rettilineo lo spazio ci sarebbe stato, ma quando il muro curva per accompagnare l'andamento della pista ovviamente lo spazio non c'è più. Sì, io tocco la sensazione muro, però... sì io tocco il muro, è vero, però l'ala la rompo quando lui mi tocca. Cioè, si vede quando quello che succede quando rompi l'ala, il DMF te lo segnalano. Sì, sì. E a me la segnalazione della rotta arriva con il contatto da parte sua, poi ovviamente vedrete il video, no? E quando io tocco il muro, l'ala non la rompo e sarei passato, perché comunque non è un muro dove tu ti schianti, è un muro dove tu puoi anche appoggiarti e andare dritto, no? Questa cosa ovviamente solo nel gioco. E quindi l'avrei passato, invece lui poi... mi rischiaccia al muro e lì mi salta di fatto tutta l'ala. E non so che dire, cioè io ho preso penalità per molto meno quest'anno tante volte, tra l'altro. In ogni caso sì. Poi sarà, cioè... come dicevamo anche subito dopo l'incidente durante la diretta, ci sarà sicuramente materiale per il post gara, perché più di tanto poi viene anche difficile da commentare, perché sì, vedi l'episodio a caldo, puoi farti un'idea diciamo parziale, perché a volte la visuale spettatore non è mai quella perfetta, però in ogni caso poi nel post gara ci sarà modo sicuramente di analizzare, vedere, discutere. Come dice Binotto, dobbiamo capire, dobbiamo andare ad analizzare i dati. A parte questo, e comunque oddio, meno male che a parità di gara forse il campionato è finito in Brasile, perché un episodio del genere con Talz fuori e il campionato ancora in gioco era piccante. A parte che, ripeto, sono convinto che se Talz fosse stato ancora in lotta per il campionato, col cavolo che sta andando a vedere il Milan, tra l'altro era godo, così si è rovinato rovinato, no? Esatto, ti conveniva fare la gente. Si può cambiare argomento, grazie. E niente,
Cioè, alla fine non è un episodio gravissimo, secondo me, però è accentuato molto dai danni simulativi, Sì, tanto che sì. l'ala mi salta veramente per un nulla, perché il contatto è stato minimo. Però ecco, mi dispiace perché è stata comunque una gara bella, non tanto di testa come hai detto te, però poteva finire in maniera diversa. Non ce l'ho troppo con Daniele, cioè non ce l'ho con Daniele, però farò disputa Eh perché, sì, ci sta, no, ma ci può stare assolutamente. Intanto insomma. Mi vi svolata là, arrivano. vorrei capire cosa è successo, insomma, come la vedono. Intanto per concludere, vi arrivano anche i complimenti nella chat da parte di Michael Botto che dice: ragazzi, bravi, bellissima gara. Jacopo, direi che siamo ormai in conclusione. Io vado solamente a ricordare gli appuntamenti sempre qui sul circuito di Jeddah. Ringrazio i piloti, quindi ringrazio Daniele, ringrazio Shumi e ringrazio Tia che Grazie a voi. congediamo e li lasciamo andare al debriefing post gara, così insomma possono andare a raccontare la loro. Anche la direzione gara. Grazie ragazzi e complimenti per la gara. Buona Grazie a voi. serata a tutti, a voi. Grazie, buonanotte. Mentre prima di andare a concludere, come detto, ricordo gli appuntamenti. Domani si torna subito in pista con la Pro League al 100%. Poi c'è ancora il campionato costruttori in palio giovedì, perché dopo il titolo piloti conquistato da Matthew, il campionato costruttori è ancora in gioco tra Ferrari e Alfa Romeo. E poi settimana che verrà chiusa, come sempre, al venerdì dalla gara della Prime League. Prima di spostare la nostra testa, sempre qui agli Emirati, ma l'appuntamento numero 20, l'ultimo del calendario, in quel di Yas Marina per il circuito, per il Gran Premio di Abu Dhabi. Marco ovviamente non lo possiamo ringraziare, ma lo ringraziamo lo stesso anche se nel debriefing post gara e dulcis in fundo. Ovviamente ringrazio Jacopo per essere stato il mio compagno di merende nella gara di questa sera, al netto di qualche problemino tecnico. Nel frattempo Michael dice: Flamin, regalaci un podio giovedì. E intanto come, faccio come Binotto, intanto l'importante è arrivare. Grazie a te Luca e ci vediamo tutti domani visto che ci sarà la gara della Pro. E allora appuntamento a domani, sempre qui sui canali di Formula Italian Team a partire dalle 21:30. Un saluto e un abbraccio anche da parte mia, Luca Flaminio. Appuntamento a domani, sempre qui su Formula Italian Team. Grazie, ciao e buonanotte.